Buonasera a tutti, siamo tornati con Rivista Aristotele per fare un'altra rassegna di aggiornamento e oggi abbiamo deciso di fare un momento di riflessione, una chiacchierata molto informale, prendendo spunto dal fatto che siamo a marzo, che è un po' il mese della donna, è già passata la festa della donna, però visto che noi non vogliamo ridurre lo scambio sulla femmina, sull'uomo, sul genere a un unico giorno all'anno, e abbiamo pensato di fare un colloquio molto, molto pacifico, senza voler pretendere di dare delle lezioni, ma chiacchierandone come si chiacchiererebbe tra persone che si conoscono e che hanno voglia di scambiare dei pensieri. Per questa occasione abbiamo chiesto a Giancarla Codrignani, che è anche responsabile di Rivista Aristotele, di partecipare, e a Silvia Pagano, che entro breve si presenterà. Partirei intanto da Giancarla per far sapere chi sei Giancarla, chi può non conoscerti, in maniera tale che cominciamo intanto a raccontarci, a presentarci. Prego Giancarla. Allora, molto brevemente, ma bisogna un po' diffondersi su delle cose per farci sentire per come siamo, non soltanto per la professione che abbiamo. Io sono stata una brava scolara che è diventata così ambiziosa di restare all'università, quando il professore a cui mi sono rivolta per dire prima o poi toccherà anche a me un qualche salto in avanti, mi ha detto: ma tanto tu ti sposi, e quindi è cominciata la questione di genere in maniera piuttosto rapida, per cui ho fatto i concorsi e ho insegnato quello che era la mia passione, cioè l'antico greco, e così via siamo andate avanti. Siccome però l'antichità non mi basta, mi sono interessata ai problemi internazionali. Io sono della generazione del Vietnam. E di lì sono venuti gli interessi per tutti i paesi chiamati allora in via di sviluppo, e mi sono occupata seriamente anche di politica estera, che mi è stata utile quando, dopo aver impegnato gran parte delle mie attività anche a sostenere il discorso delle donne che si stava affacciando, divorzio e così via, e il femminismo avanzava. E le donne hanno chiesto al Partito Comunista, che allora aveva aperto un gruppo chiamato Sinistra Indipendente, di avere una deputata per conto, insomma, indipendente come donna. E quindi io sono entrata con questa etichetta, ma poi io mi sono occupata di politica estera e politica della difesa, sono stata in Commissione Esteri e Difesa. Ecco, io sono poi sostanzialmente una persona politica. Ho scritto una cosa per quando ho compiuto 80 anni e ho raccolto degli articoli che ho fatto come giornalista e l'ho intitolato 80 gli anni di una politica, che è un titolo a chiave perché voglio dirgli 80 sono i miei anni e una politica è come se dicessimo un politico. Se fosse di un politico si capisce subito, se si dice una politica si ritorna ad avere un discorso di differenza, e la differenza la riportiamo al buon Aristotele, il quale riteneva nelle opere di fisica, non quelle politiche occasionali, ma quelle scientifiche, che la donna fosse un contenitore e fosse molto utile per i figli, anche per la città, perché se quando la città arrivava al pareggio di bilancio e non poteva permettersi più esborsi per situazioni di nuove onerosità, abortiva. Per cui ecco che la strumentalità è percorribile nella nostra storia, non ci meravigliamo sull'IVA degli assorbenti, che però è una provocazione grossa perché durante i dibattiti sull'aborto e in Parlamento si è sentito come a teatro quando c'è un brivido che prende tutta la sala, prese tutta l'aula di Montecitorio, quando Luciana Castellina disse la parola mestruazioni.
non è, è sempre stata una parola che non si dice nei salotti, ma addirittura fa un po' paura. E questo è, come dire, raccolgo la tua provocazione insieme con la mia presentazione, perché sono amica della Marinella Manicardi, che è un'attrice, una regista, che ha fatto uno spettacolo proprio partendo dalle mestruazioni, le mie cose e così via. Ed è stato un successo teatrale che qui a Bologna ha spopolato. Ecco, fine della mia trasmissione. Io ti ringrazio anche perché tu hai già un po' anticipato quello che è un po' lo spunto provocatorio da cui volevamo partire. Lascerei intanto prima presentare Silvia e poi dopo lo riproporrei in maniera più completa perché poi da lì vorrei cominciare un po' l'inizio della chiacchierata. Prego Silvia, a Buonasera te lo spazio. a tutti, intanto grazie Alessandro, grazie a Carla, Giancarla per avermi dato questo spazio. Io sono di formazione una mediatrice culturale e adesso lavoro come Digital Marketing Specialist per TakeFlight, che è una startup innovativa che dà ampio spazio all'interno del programma di educazione a quelle che sono l'inclusività e di conseguenza anche le pari opportunità. Sono interessata a queste materie, diciamo, di diritti femminili, ma non solo, come spero avremo modo di parlare più tardi, da molti anni, un po' come, più come Puoi spettatrice che in alzare un ruolo po' la attivo. voce? Sì, certo, mi sentite così? Meglio? Mi sentite? Se non parli non ti sento. Giustamente, ditemi se va meglio così, sono un po' più dritta. Io ti sento. Sì, Ok, no, perfetto. sono io che ho qualche sfasatura perché ho dovuto riparare una cosa del computer e sono collegata, quindi c'è un risentimento esterno, ecco, quindi io sento meno, ecco. Perfetto, allora provo a parlare a voce più alta, spero che Sì, così sì. vada meglio. E come anticipavo appunto, il mio, diciamo, sguardo su quelle che sono le tematiche di cui parleremo oggi è un po' più da spettatrice che da attrice, però sono tematiche che ritengo molto, molto importanti proprio a livello sociale nel suo complesso. Grazie Silvia. Sì, questo lo dico anche per chi ci segue. Effettivamente noi adesso abbiamo fatto una conversazione molto interna alla rivista perché Giancarla appunto lavora con Rivista Aristotele, Silvia ha detto che parla a titolo personale, ma lei lavora per TakeFlight. Io mi presento con la scritta di TakeFlight sulla piattaforma perché effettivamente Rivista Aristotele è una rivista che si lega a questa realtà. Però diciamo che pur nella nostra diciamo, piccola autoreferenzialità, lo scopo è un po' proprio di sollevare un tema, chiacchierarne indipendentemente da dove arrivi. Secondo me è anche importante ogni tanto parlarne tra di noi per poi esternarlo a un pubblico più ampio. Detto e fatta questa precisazione, riprendiamo un po' quello che era lo stimolo, la provocazione. Noi abbiamo notato ultimamente con le attività che facciamo con la rivista che c'è una fortissima sensibilità alle notizie che sono legate a tematiche di natura di genere, specialmente femminile, forse anche per il periodo. E di recente abbiamo notato una particolare affezione sui nostri canali social, di Aristotele, intendo, e in cui si parlava di assorbenti gratuiti rilasciati nelle scuole da parte. Nel caso specifico si parlava della Nuova Zelanda. Mi ha abbastanza colpito questo elemento, non tanto per la notizia in sé, quanto proprio per il seguito, per l'attenzione che è stata data a un posto di questo tipo, dove tra l'altro non si parlava di un paese particolarmente al centro dello scacchiere geopolitico, ma si parlava della Nuova Zelanda, che con tutto rispetto è una realtà abbastanza piccola, tutto sommato. Da lì mi è venuto il pensiero di andare ad approfondire, guardare un po' di informazioni ulteriori su questo tema e,
cosa che già sapevo, ma tutto sommato mi ha dato un po' da riflettere, è l'idea che strumenti di uso quotidiano, come gli assorbenti in questo caso, che per le donne sono uno strumento utilizzabile, ce ne sono tanti altri, ma sicuramente gli assorbenti sono uno di quelli più noti, in Italia subiscano una tassazione importante, l'IVA al momento che si paga sugli assorbenti è intorno al 22%. Mi ha lasciato perplesso, anche se era un'informazione che tutto sommato già conoscevo. Per dovere di cronaca, l'IVA al 22% cade anche su tutta una serie di altri prodotti, in questo caso, ad esempio, di ambito maschile, quali possono essere i preservativi. Però, insomma, è una cifra abbastanza alta, soprattutto se consideriamo che al 22% viene tassato anche il tartufo, che non è esattamente uno strumento di prima necessità. E sappiamo che l'IVA, peraltro, in questo strumento è abbastanza alta, ma è salita perché ricordo, prendo un dato, che nel 1973 l'IVA in Italia era intorno al 12%. Ci sono stati degli abbassamenti dell'IVA recentemente, per cui alcuni prodotti l'hanno passata dal 22 al 5%, ma sono essenzialmente legati agli assorbenti biodegradabili. Quindi, se vogliamo un incentivo a utilizzare uno strumento ecosostenibile, nulla di male, resta il fatto che l'assorbente non è proprio lo strumento di cui puoi dire sì, lo prendo, ne faccio a meno. Ecco, allora, partendo da questo ragionamento, penso sia valido fare un po' un excursus su cosa voglia dire essere donna. Non in senso assoluto, ma a livello personale. Quindi comincerei a fare un po' di riflessioni e passerei la palla a voi. Partirei da Silvia e la mia prima domanda che mi viene da porti, da uomo, quindi da persona che pur volendo, diciamo, mettere tutta l'empatia di questo mondo, vive la propria realtà con una fisicità diversa. Ecco, cosa pensi di questo dato? Del fatto che ci sia un'IVA al 22% su un prodotto che tu comunque, nel bene o nel male, sei obbligata quasi ad usare. Come la percepisci questa informazione rispetto al fatto che tu sei una donna e sei una donna calata in un contesto odierno? La presunzione principale che ho io, appunto, è un po' quella che richiamavi prima anche tu durante il discorso, ovvero che gli assorbenti non vengano ritenuti effettivamente quali i beni essenziali che a conti fatti sono. Questo perché sicuramente è un prodotto che viene utilizzato soltanto da una parte della popolazione, piuttosto che, come anticipava prima un po' Giancarla, è un prodotto che è legato a quella che è una sensazione di tabù, non si può ancora parlare in pubblico di mestruazioni, molto spesso anche delle realtà pubbliche come potrebbero essere gli uffici, delle aziende non sono ancora attrezzate con il cestino in bagno che potrebbe essere uno strumento utile per, come dire, una certa fascia di dipendenti dell'azienda stessa. Quindi in generale la percezione molto forte che ne deriva è che appunto sia percepito quasi come un bene di nicchia, nonostante a livello proprio personale come donna e come parte come dire, della fascia di popolazione che è costretta, e sottolineo costretta, a utilizzare questo tipo di prodotto per gran parte della propria vita, posso dire che il peso è sia dal punto di vista più simbolico, ovvero è un prodotto da cui sono dipendente e che viene trattato come un prodotto che non è assolutamente indispensabile. E dall'altro è un peso molto più tangibile, cioè il peso economico, perché comunque sono quei 3 euro che ogni mese devo spendere nell'arco di almeno 20 anni, 30 anni della mia vita, ogni mese. Quindi la ripercussione di questo 22% non è soltanto l'aspetto più simbolico che da un certo punto di vista è anche quello più interessante dal punto di vista sociale, ma anche poi una ripercussione all'interno del portafoglio sia di me come persona sia all'interno del nucleo familiare, perché va a incidere in una maniera sostanziale a quelle che potrebbero essere le spese sul lungo periodo. Da questo punto di vista, secondo me, si può fare una riflessione più articolata e complessa su quella che è l'IVA,
che va portata avanti non soltanto dalle esponenti politiche donne. C'è stato un discorso di recente, se non sbaglio, della Boldrini in merito, ma secondo me va portata avanti anche nel rispetto di quella che è una dimensione economica che durante un periodo di crisi come questo 2020-2021, caratterizzato dal Covid, diventa veramente di rilevanza per la gestione delle spese familiari. Grazie. Giancarla, a te faccio più o meno la stessa domanda. Tu chiaramente hai una percezione temporale differente, ma a te in questo momento un dato del genere, che cosa suscita? Qual è il pensiero che da donna e da donna che ha affrontato un'Italia che in tempi passati aveva comunque una percezione molto diversa del ruolo femminile? Che cosa ti fa pensare? E soprattutto ti chiederei in aggiunta, questa informazione, che è relativamente piccola e importante, se vogliamo, rispetto alla posizione femminile odierna in Italia, a te che hai affrontato molte tematiche sulla posizione femminile, che cosa ti trasmette? Io risponderei a te come uomo, perché con Silvia vado d'accordo e quindi in questo momento la risposta diretta è a te, che hai cominciato con la scuola e poi hai aggiunto, sono due cose diverse, perché quello sulla scuola fa parte di un welfare che nel nostro paese è arretrato sotto tutti i punti di vista. Sul secondo, come diceva Silvia, c'è un valore simbolico che si riflette su tutto il problema della donna, diciamo sul problema femminista, ma comunque sul problema sociale della donna, perché la donna è un lavoratore scomodo, perché ogni tanto sta a casa perché fa un bambino e fa un bambino in cui può essere l'egoismo e il piacere suo di avere un figlio, e questo è legittimo, ma modifica la società. La mamma di Einstein o la mamma di Hitler non hanno nessuna responsabilità, però hanno inciso nella società come qualunque mamma lavoratrice che è ricattata perché fin qui c'è una legge che tutela la maternità, ma quando una ragazza si presenta per un lavoro nuovo, per avere un contratto, la richiesta abituale, che sarebbe da denuncia, ma non fa niente, insomma, dobbiamo prendere quello che c'è al mondo e dirlo, la domanda è: lei ha mica intenzione di fare un figlio? Questo ovviamente perché una donna ha le mestruazioni, perché siamo fatti così sia uomini che donne, solo che la donna ha questa caratteristica da sempre, quando parliamo o sparliamo della natura, è un dato di realtà, ma è stata una colpa. Se Adamo ha il lavoro come pena, la donna ha i figli, cioè è mestruata. In paradiso terrestre probabilmente non era mestruata. E tutte le antichità, tutti i miti delle origini prevedono che la donna è impura. Se andate in Africa, ancora adesso, in molti villaggi, molti, spero che diminuiscano sempre, però c'è la capannina per le donne mestruate. Durante quei giorni stanno fuori dal centro della città perché non porta bene, perché lei è una persona che ha un contatto misterioso con una natura che non è. Noi, la ragione numero uno per cui alcune donne desiderano fare il prete,
ma la Chiesa si oppone, all'origine, oggi ci ridiamo sopra se dobbiamo tirare fuori queste origini, però noi non potremmo toccare l'altare in quei giorni, e difatti li chiamiamo quei giorni, le mie cose, con delle perifrasi che soltanto adesso diciamo con molta franchezza le mestruazioni. Perché? E questo sanguinare ogni luna ha una mitologia che comincia a essere repressiva nei confronti delle donne. E questo bisogna che anche le donne giovani ne percepiscano lo spessore culturale, perché non è solo il tabù che si dice così banalmente, è proprio una ragione profonda che tocca anche le civiltà avanzate che si portano dietro questo retaggio. E per cui faccio un salto logico, spero giusto, cioè spero come salto sia comprensibile, che anche la nostra Costituzione, la cittadina lavoratrice viene staccata dal cittadino lavoratore, ha gli stessi diritti fatta salva la sua particolare funzione familiare. Non si dice neanche la maternità, si dice la funzione familiare. Così ci mettiamo sopra il carico anche della cura della famiglia, dell'allestimento della casa e così via. Grazie. È abbastanza interessante perché entrambe mi avete dato, diciamo, due spunti di riflessione abbastanza differenti. Da un lato, io prima sentendo parlare Silvia, ragionavo mentre parlava e ascoltando un po' le sue parole mi era venuta, diciamo, una certa affinità, perché stavo un po' ragionando sul fatto che, limitando adesso il discorso al dato dell'IVA sul prodotto femminile, io ho notato da tempo in realtà, però sono andato proprio a farmi uno sguardo abbastanza generale, c'è un congruo numero di donne, ma non solo, che hanno sollevato più di una voce contro questa spesa imposta dallo Stato italiano sull'assorbente. Mentre invece, ad esempio, penso da uomo, quindi chiaramente in un'ottica diversa, ho visto molte meno voci su questo fronte per quanto riguarda l'utilizzo dei preservativi. Ed è anche interessante lo spunto che hai dato tu, sia a livello storico che simbolico, Giancarla, perché appunto c'è proprio da un certo punto di vista una percezione differente del sentire fisico del genere uomo rispetto al genere donna, rispetto a tutta una serie di strumenti che riguardano la nostra intimità e la nostra sessualità. Ora io non voglio fare dei parallelismi e immaginare perché ci sia stata una forte differenziazione di percezione di un elemento di questo tipo nei vari schieramenti, perché secondo me non è particolarmente utile, però segnalare che c'è una distinzione molto forte, secondo me dà un po' il senso alle volte della distanza, non di cattiveria, ma semplicemente fisiologica che ogni tanto la società nell'essere uomo e nell'essere donna ha. E per quanto riguarda la tua ultima affermazione, trovo anche abbastanza interessante notare come effettivamente la percezione femminile sia una cosa che, lo dico a titolo personale, è qualcosa di cui io mi rendo conto, riesco alle volte a intaccare solo una minima parte, cioè pur volendoci mettere tutta la comprensione e la capacità, diciamo, di capire la posizione, alle volte mi rendo conto che proprio mi sfugge, cioè mentre tu parlavi, pur ascoltandoti, mi rendo conto che nel sentire di quello che tu dici, a me alle volte sfugge probabilmente il senso più profondo di alcune cose, ma perché abbiamo due generi diversi, abbiamo un sentire differente della realtà. Però adesso non voglio catalizzare l'attenzione, vorrei andare anche un po' oltre, e tornando a Silvia, vorrei chiedere, secondo te, parlando sempre dell'Italia, quindi senza cercare di andare fuori dai nostri confini, che cosa dovremmo migliorare? Qual è
l'elemento che ti piacerebbe passare nel dibattito pubblico sul tema della donna, dei diritti femminili anche della donna, cioè qual è l'elemento che ti viene da comunicare all'esterno, se potessi parlare liberamente. Immaginiamo che stiamo parlando a delle persone che ci seguono, quindi tutti possono e probabilmente avranno giustamente delle opinioni anche fortemente discordanti, ma se tu dovessi parlare e dire, oh, oggi adesso lo dico io cosa penso, che cosa ti verrebbe da esternare? Direi che la risposta a questa domanda si diversifica su un piano, se vogliamo, culturale e su un piano pratico. Su un piano culturale, personalmente sento che andrebbe superato lo stereotipo del femminile che a volte ancora è intrinseco nella società. Cioè, molto spesso quando ci si rivolge all'universo femminile c'è questa sensazione di distanza e di attribuzione di tutto, è una serie di valori che possono essere la sensibilità, l'emotività, la scarsa razionalità, la cura, l'empatia, ma anche la rivalità tra donne, che sono tutte caratteristiche che vengono quasi implicitamente assegnate all'interlocutore quando si tratta di una donna. Sembra una cosa abbastanza superficiale, ma in realtà ha profonde ripercussioni, sia in un momento, come dire, di scelta importante, come potrebbe essere all'interno di un'azienda quando si sceglie un candidato, sia da un punto di vista di interazioni sociali, ad esempio proprio anche per strada, ci sono tutta una serie di comportamenti che vengono quasi legittimati, come dire, in una maniera unidirezionale, tornando al discorso delle mestruazioni, se una donna è un po' scontrosa, ha il ciclo, se una donna è un po' assertiva, diventa improvvisamente arrogante, cioè c'è tutta una percezione in merito che è estremamente radicata in quello che è lo stereotipo femminile. Dall'altra parte, invece, dal punto di vista pragmatico, penso che servirebbero maggiori tutele per quanto riguarda le donne, da un punto di vista di quella che è il diverso percorso, se vogliamo, lavorativo, ma non solo. L'esempio che è emerso prima sulla maternità è estremamente chiave, nel senso che nel momento in cui una donna ha bisogno di un periodo per completare in sicurezza gestazione, allontanarsi dal luogo di lavoro e così via, penso che sia necessario tutelare quella diversità come una responsabilità sociale e non soltanto come una perdita di capitale, nel senso che c'è un valore intrinseco in quello che è anche il comportamento all'interno dell'azienda che sembra privilegiare un'ottica di produttività invece che un'ottica più ampia. Parlo della maternità perché ha due risvolti, sia sul femminile, quindi un incentivare da un lato la possibilità di tenere il bambino all'interno dell'azienda con degli asili interni, sia dal punto di vista dei permessi, sia dal punto di vista di una certa flessibilità oraria nei primi anni di vita, ma un riflesso anche sulla, se vogliamo, sulla vita del padre. Se già ci fossero le misure di paternità più inclusive e più morbide, sicuramente si potrebbe permettere da un lato ai genitori maschi di godersi i primi anni del bambino in una maniera diversa, essere presenti in maniera più sistematica nello sviluppo del bambino e dall'altra parte comunque ridistribuire quello che può essere il tempo di un'assenza. E questo, se vogliamo, è un po' la caratteristica, come dire, secondo me più semplice su cui intervenire. Ma ci sono tante altre iniziative che secondo me sarebbero altrettanto importanti, come incentivare la partecipazione delle donne negli studi di natura scientifica, le famose materie STEM, come permettere comunque una maggiore rappresentazione all'interno dei consigli direttivi delle aziende, ma anche come rappresentazione politica. Ricordo che in questo momento qui, sia dal punto di vista interno all'Italia, sia dal punto di vista di rappresentazione consolare, d'ambasciata all'estero, il numero delle donne è molto inferiore, quindi c'è una rappresentazione su diversi piani che in questo momento non è paritaria. Ecco, secondo me, delle misure che permettano comunque di garantire un'equità d'accesso a queste posizioni, che non sia soltanto formale ma anche intrinseca, potrebbe aiutare sensibilmente a pareggiare un pochino quella che è la situazione femminile attuale. Sì, capisco il punto e ti dirò adesso sul lato politico vorrei poi arrivarci piano piano con calma perché lì effettivamente avrei un altro tema nell'arco della preparazione di questo nostro incontro che mi è saltato fuori, mi piacerebbe poi sottoporlo anche a voi.
E è molto interessante, secondo me, il lato legato al concetto di paternità, perché alle volte sembra quasi scontato che il padre, il compagno, comunque chi sta di fianco a una donna sia quasi un ente avulso, e il fatto che ci sia una forte disparità quando la donna entra in maternità, sulla disponibilità lavorativa dell'uomo a stare accanto alla propria compagna e al proprio figlio, è una cosa che mi ha sempre lasciato personalmente un po' perplesso. Non solo per il fatto che ci sono due distinti trattamenti che possono anche avere delle motivazioni razionali, non dico che siano costruiti in termini contrari, però il fatto che soprattutto post maternità, cioè successivamente al periodo in cui la donna da incinta passa a stringere nelle mani il proprio figlio, sul piano medico esistono, e sappiamo ormai da tempo, se ne parla forse poco, ma ci sono tutta una serie di criticità, di problematiche che possono subentrare. Penso al tema del baby blues, che per chi non conosce è quello stato di quasi depressione in cui spesso la donna si trova nel momento in cui biologicamente ha un figlio e che può avere dei risvolti anche molto gravi. Penso alla depressione cronica postpartum, che è una condizione di estrema fragilità femminile, neanche così improbabile che si verifichi, dove la presenza a livello moderno di una figura maschile, non tanto maschile, ma sicuramente un aiuto che viene percepito in termini di coppia, può essere estremamente utile. C'è addirittura chi cerca di farsi aiutare giustamente dai genitori, c'è chi può, chi non può, però è una cosa che effettivamente si sente mettere molto poco sul piatto, che in un certo senso, secondo me, potrebbe anche essere utile sollevarla un po' di più, proprio perché alle volte, secondo me, e lo dico in termini ignoranti, ribadisco che qua stiamo parlando non a titolo assoluto, ma a titolo personale, perché vogliamo chiacchierare anche con chi ci ascolta. E alle volte l'uomo si sente un po' messo da parte, a torto o a ragione, nelle dinamiche femminili, che da un lato sì sono femminili, però sono anche dinamiche di coppia. E pensare di essere spettatori nella vita di una persona, magari a cui teniamo, mi rendo conto che non per tutti, ma probabilmente per alcuni è molto frustrante. Forse anche questo un po' alla base delle difficoltà di scambio. Giancarla, passando a te e cercando di fare un po' il punto su quanto ha detto Silvia, io ti chiedo, tu che hai lavorato molto su queste tematiche, che hai fatto delle vere e proprie battaglie, secondo te cos'è cambiato da quando tu affrontavi certi temi e lottavi per l'affermazione di certi modi di pensare in Italia? Cioè, pensi che qualcosa di quello che hai fatto sia andato perso? Non lo so, ci sono delle responsabilità, dei contesti in cui qualche attore fondamentale poteva, avrebbe potuto fare qualcosa di diverso? Tutto sommato abbiamo avuto un buon risultato in termini di evoluzione sociale. Lo chiedo a te che lo hai vissuto in prima persona e puoi dare anche una percezione tua sulla modernità. Sì, mi riallaccio a Silvia e continuo. Credo che c'è un divario generazionale tra me, la mamma di Silvia e Silvia, cioè c'è un passaggio in cui c'è stata storia culturale. Probabilmente le nonne e madri del femminismo hanno un deposito di cose fatte e scritte da leggere e da studiare che secondo me sono importanti perché le più giovani che hanno avuto le mamme forse meno attive su questo piano e sono un po' tornate come ero io a 16 anni. Ma a 16 anni, se uno mi avesse detto te da grande come vuoi essere? Io avrei detto come un uomo. Non avrei avuto difficoltà. E adesso invece mi rendo conto che è intanto una realizzazione mia come donna inconfrontabile con quella se io avessi un fratello o un figlio e così via. Ma che
non possiamo tornare indietro rispetto a certi paletti che abbiamo messo, anche se gli effetti si vedono. Parlo della violenza. Io ho seguito la legge della violenza. Una donna giovane dovrebbe sapere che, se pensiamo qual è il clima oggi, se noi diciamo lo stupro è una bella cosa, tutto il Parlamento intero nel giro di un anno, di pochi mesi, dice per carità no, non va bene, ci facciamo una legge contro. Ci abbiamo messo 20 anni. Cinque o sei legislature, perché erano tutte abbreviate per pasticci e intrighi come quelli attuali, insomma si finisce per andare a elezioni anticipate quando ci sono degli ingordi, ma ce li abbiamo messi per queste mentalità. E intanto era una legge scomoda, perché la donna non vuole essere violentata in nessun caso. La legge, quando è scomoda, ai miei tempi, ma anche adesso, la si vota, la si manda al Senato. Al Senato la mettono in un angolo fin tanto che ci vogliono ripensare, la tirano fuori, oppure la discutono e ci fanno un bel emendamento. Di solito al Senato sono più arretrati, diciamo così, e è un emendamento peggiorativo. Lo rimandano alla Camera, che non sa più cosa fare, e andiamo avanti all'infinito. Capite che io non amo il Senato. Quindi così. E questa era un po' la prassi. Ma quando io l'ho fatto io ero nella terza legislatura, 3 volte che stavamo discutendo questa maledetta legge contro la violenza. Sono andata al Senato, dove era in discussione, e parlando con Giglia Tedesco, che era la leader di seduta, la leader del Senato del gruppo comunista, ho detto: senti, andate allo scontro, perdete, però avremo le donne in piazza. Risposta di Giglia Tedesco: non crederai mica che sono i democristiani a impedirlo. I nostri non vogliono che sia violenza quella del marito. Queste sono le realtà, che sono della vita di tutti i giorni, sono del giovane cattolico, religioso, eccetera, che se glielo dici che non può usare sua moglie se lei non ne ha voglia, ti dice: beh, ma allora perché mi sono sposato? Ecco. Allora, uno non capisce che la logica del maschio è che se lui non può accedere alla passione perché non ne ha voglia, perché non gli va, non solo si vede, ma è impossibile. Non pensa che quando una donna dice no, non ne ha voglia, come lui, ma va rispettata la volontà. Se io dico che è no perché non ne ho voglia, vuol dire che tu mi stai facendo male, come se io pretendessi quando tu non sei disponibile. Questo è una storia di parità che ributta dentro i modelli. E allora, siccome abbiamo parlato di leggi, parliamo di diritto. Perché il diritto riguarda la persona. E la persona nei secoli è l'uomo. Il diritto è fatto per i diritti dell'uomo. Quando fu detta questa formula nel 48 per la convenzione sui diritti umani, eccetera,
nasceva l'ONU sostanzialmente con questi principi e non c'erano donne rappresentanti a lamentarsi, ma le funzionarie protestarono perché dissero: ma perché dell'uomo? Si dice della persona. E infatti c'è difficoltà ad applicare il diritto internazionale proprio per questi particolari che sono sfuggiti. Per esempio, dove c'è lo stupro di guerra, i primi processi hanno dovuto ricorrere al capitolo che riguardava il genocidio, laddove in un paragrafo è detto che il vincitore sopraffà le donne, eccetera, per ragioni genetiche, che vuole trasmettere la propria nazionalità come gene di offesa al nemico vinto. Queste robe qui sono nelle difficoltà in cui anche dentro il diritto. Io oggi faccio appello, anche se credo che prima o poi ci si dovrebbe arrivare, ma per adesso no. Credo che il femminicidio sia un omicidio con aggravante. Ci sarà in legge questo. Però non è mica un omicidio, eh. Se una donna per rapina viene uccisa, quello è un omicidio. Ma se viene uccisa da chi dice che la ama, un delitto d'amore, lo chiamiamo un omicidio? Come la rapina? È qualcosa di più? Torniamo, come diceva Dante, chi si fida e chi non si fida? Tra chi si fida devi essere armato? Ecco, questo è un po' quel contesto che esula dal femminismo interessato ai diritti singoli delle donne, di genere, perché riguarda quella parte che dice: quando una legge è buona per le donne, è buona per tutti. E infatti in questo c'è una spinta a cambiare il costume e a non avere diffidenza per l'altro e a non ricorrere alla violenza per l'altro, che occasionalmente è un oggetto d'amore, però culturalmente riguarda anche la società nel suo insieme. E quindi credo che ci sia parecchio da riflettere, perché le donne giovani devono portare più in là tutte queste cose, non solo facendo le manifestazioni a corteo, perché non una di meno, queste cose note, ma ci sia anche un retroterra che produce anche spinta al legislatore. Credo che tu hai detto quella Nuova Zelanda sulla riduzione del costo degli assorbenti, dice qualcosa che è al governo una donna, capo del governo di Nuova Zelanda, è una signora gentile e carina, che secondo me insegna anche la modalità politica, perché lei è stata rieletta ed è socialista. Non era previsto così dalla storia della Nuova Zelanda, ma va bene così. È stata rieletta per la seconda volta. Può governare da sola perché ha portato il suo partito alla vittoria. Lei si è associata ai Verdi senza nessun bisogno di avere un alleato, ma per diritto di rappresentanza maggiore, per collegamento con una società che non è solo io ho vinto. Ecco, credo che anche questo fa parte di una cultura che, se si afferma, ma perché non la deve adoperare un uomo? Perché deve avere sempre l'autoreferenzialità della potenza, della forza? Abbiamo quella anche della mitezza.
Grazie. No, hai detto più di un concetto, secondo me, forte e importante. E sollevo anche, faccio, io qui mi sono volutamente messo in condizione di minoranza anche per, diciamo, pormi nell'ottica di fare, tra virgolette, l'avvocato del diavolo, se vogliamo, perché penso che dalle vostre parole escano, secondo me, dei punti di vista estremamente interessanti e di riflessione. Però voglio anche provare a tirare fuori potenziali criticità, non tanto perché si debba criticare, ma perché so che se non le tiro fuori io, comunque ci sarà chi guardando il video le avrà nella sua testa, e quindi secondo me è anche bene rappresentare dei punti di vista anche Probabilmente differenti. conosco. Esattamente. No, una cosa, ad esempio, una critica che spesso viene fatta, sulla quale io ho delle posizioni, ma di per sé in questo momento non sono importanti, ma io la riporto come una critica generale che viene posta sul concetto del femminicidio introdotto in tempi recenti, dove ci sono anche delle, se vogliamo, criticità tecniche, come in tutte le cose che riguardano il diritto, per cui non sono soltanto in termini generali, ma hanno chiaramente delle espressioni sostanziali. Ecco, quello che si riporta un po' al femminicidio è il fatto che, oltre che essere un aggravante, è anche un aggravante difficilmente dimostrabile in sede di tribunale in alcuni contesti. Non è così. Più voce. Mi senti? Provo. Dicevo, è una condizione che spesso viene considerata difficile da dimostrare, quindi molto spesso sembra decadere in termini processuali. E, ad esempio, io noto, per paradosso, lo dico anche per esperienze personali che ho avuto in situazioni che adesso non voglio stare a raccontare nel dettaglio, ma in cui si trovavano conoscenti mie in difficoltà per casi di un altro reato che è lo stalking. E c'è una semitotale mancanza di attenzione per tutta una serie di fenomeni che possono mettere a rischio le persone nella loro generalità. Spesso si pensa alle donne perché sono considerate culturalmente, per ragioni razionali o meno, la fascia debole della società. Ecco, da un lato c'è appunto questo femminicidio che viene posto come aggravante, ma che appunto richiede la dimostrazione che l'atto che è stato messo in essere, la violenza messa in essere, abbia come scopo ultimo l'odio proprio della donna, non in quanto singola persona, ma proprio in quanto genere, in quanto generico riferimento biologico. E invece lo stalking, che è una formula di tutela del benessere dell'individuo, che secondo me non copre sia l'uomo che la donna, non è un reato che può avere più o meno dei responsabili o delle vittime prestabilite. E è ad esempio uno dei reati più sottovalutati e meno considerati nel palinsesto giuridico italiano, anzi addirittura gli interventi sullo stalking, che spesso forse la difficoltà nasce dal fatto che si tratta di azioni preventive, vengono considerati molto meno nel nostro ordinamento. C'è stata una fortissima attenzione politica e mediatica sul concetto di femminicidio, su quello della tutela dello stalking o delle molestie verso le donne, ce n'è per paradosso molto meno. Allora mi chiedo, ha senso alle volte porsi nell'ottica di mettere fortemente in avanti il lato a livello giuridico della donna, piuttosto che porre dei criteri che siano di parità, ma di parità non nel senso siamo effettivamente uguali, ma nel senso che ci sono delle caratteristiche sociali che debbono essere tutelate a prescindere dal fatto che tu sia uomo o donna? Te la rilancio a te, Giancarla, la domanda. Subito io, Sì. senza sentire prima Silvia, e No, stavolta allora vediamo se invertiamo. Silvia dopo mi critica se vuole. Ma va. Io adesso devo dire che ci vuole il senso della misura in tutto, no? E se io penso alle attrici che 20 anni dopo raccontano di essere state sedotte
stuprate o anche molestate soltanto, e perché le ricattavano per fare un film. Beh, insomma, queste cose qui le sapevano perché non erano delle minori, e le cose bisognerà anche vedere di non addossare all'uomo delle pene giudiziarie che sono analoghe a tutti gli sfruttamenti che ci sono in giro rispetto alla possibilità di denunciare quello che non si è riuscito a salvare in ospedale. Ecco. Le rivalse ci sono sempre. Per le donne c'è l'aggiunta dell'umiliazione che cova, dura e quindi procede. Io però penso, quando parlo dello stalking, alla lavoratrice in fabbrica, al capo ufficio, penso alle mani paterne che ti mettono la mano sulla spalla, magari scendono un po'. Cioè, tutta questa cosa qui è una roba che va portata in tribunale, vale quello che vale, perché su questo, essendo cose private, normalmente, a parte che non ci sia quello che ha il vizio, e quello allora trova 10 accuse di 10 donne diverse, allora lì non c'è problema. Ma altrimenti il problema è come educare i bambini, le bambine, i ragazzi a scuola. I metodi dell'educazione sono a rischio in questo momento perché gli insegnanti mancano di coraggio, i genitori ancora di più, ma è bene sapere che l'educazione sessuale a 8, 9, 10 anni viene fatta sui siti porno del cellulare. Non è il modo migliore. La cosa è destinata a peggiorare perché c'è il ragazzino che resta ancora più inibito perché non ha capito niente, è solo rimasto impressionato. C'è quello che invece alimenta la spinta violenta. E queste sono cose che hanno bisogno di una legge. L'educazione sessuale nelle scuole. Non abbiamo ancora preparato gli insegnanti, ci vogliono le formazioni, perché è materia delicata. C'è chi parla anche di necessità di una legge che porti nelle scuole come progetto educativo e la cultura dell'affettività. Perché se cominci così, diventi anaffettivo, cioè diventi poco sensibile. E allora, se riguardiamo che cosa vogliono le donne vittime, io sono contraria al vittimismo, ma insomma, le vittime ci sono, quantomeno adesso che esponiamo le scarpette rosse tutte le volte che c'è una morte, si arriva quindi alla morte, e c'è dietro la consapevolezza che non siamo all'altezza dei tempi, non ci puoi fare niente se un bambino ha in mano il cellulare, anche peggio se è una bambina. E io la porto accanto alla mia, di questa casa dove sto parlando adesso, è in terapia perché le hanno presentato a, non ha ancora 9 anni, un video orrendo. Allora, non possiamo lasciar perdere. Ci sono i problemi, le ubbie religiose, delle cose strane che non hanno niente a che vedere col rispetto che noi dobbiamo ai bambini maschi e femmine nell'educarli all'umanità, che è maschio e femmina, ma deve essere educata.
non è che le cose vadano tranquille da sole. C'è molto da ripensare proprio perché nella mentalità della donna viene fuori sempre questa cosa, l'istinto, la gentilezza, la morbidezza, il fatto di avere delicatezza di tono, eccetera, la cura, ecco, tutte queste cose. Ma perché devono essere delle donne? Perché non devono essere anche dei maschi? Dobbiamo sempre ridurci alla guerra? Ecco, adesso la guerra ha delle armi tali che abbiamo inventato più o meno ingiustamente, che rende la guerra solo carneficina mirata del nemico e dei cittadini del nemico. La popolazione laica, una volta c'erano gli eserciti, le bandiere, le cose per cui riconoscevi la nazione contro l'altra nazione. Altra cosa cretina, ma insomma ci vuole anche il virus che vi dimostra che voi potete avere le Alpi da tutte le parti o il mare da tutte le parti, ma il virus non conosce frontiere, non conosce confini. Quindi i nazionalisti sono anche dei, lasciatemelo dire, dei coglioni, perché non, come si fa a pensare che di là c'è il nemico, di là c'è qualcuno che ti vuole fregare? Questo è una cosa, le donne queste cose qui le hanno sempre sapute, perché prima di diventare anche loro partigiane e conoscere il nemico, sanno benissimo che di là c'è una donna che ha partorito dei soldati, facendo la stessa fatica che ha fatto lei e non li avrebbe volentieri allevati per farli ammazzare. Quindi il discorso è come facciamo ad avere uno scambio reale di cultura, ecco, cercando di diventare, Papa Francesco l'ha detto con la cura, l'amministratore deve avere cura dei cittadini, che non sono suoi figli, inutile che ci raccontiamo delle romanticherie, ma come tu con i tuoi figli hai un rapporto affettivo, la città che ti è data ad amministrare è la stessa cosa, devi averci un impegno non solo di competenza, certamente di competenza, ma di quello che diciamo il servizio. Servizio in che senso? Nel senso che sono tutte persone come me e che quindi condividiamo questa situazione. Lì c'è un nocciolo della politica nuova che va pensata, e credo, molto da giovani uomini e da giovani donne. Sì, sono molto d'accordo sul fronte dell'educazione e soprattutto su un certo tipo di educazione sviluppato in termini emotivi che mi rendo conto è una cosa che manca. Io collaboro con molte attività scolastiche e spazi che si occupano di educazione e mi rendo conto che loro sono, alcune realtà, almeno quelle con cui ho collaborato io, ultimamente dedicano molta attenzione al lato educativo e al lato emotivo per trasmettere non più solo delle nozioni, ma dei valori, che è una cosa che in un certo senso la scuola sta, almeno una parte, cerca di potenziare, ma su alcuni fronti chiaramente siamo ancora molto indietro. E è interessante anche il discorso di cooperazione maschile, perché io lo dico da uomo, io vivo in un mondo, e me ne rendo conto, dove si tende a premiare o apprezzare di più l'aggressività e la determinazione quasi avulsa dall'emotività rispetto all'emotività in senso stretto, che è una cosa che alle volte anche a me personalmente calza abbastanza stretta come cosa. Sarà perché io ho avuto un'educazione fortemente, ho avuto molte poche figure maschili nella mia vita, ne ho avuta una sovrabbondanza femminile, però per alcune cose mi rendo conto che alcune aspettative della società in termini di genere sono molto marcate
E candidamente considero anche abbastanza stupide perché mi rendo conto che c'è più una tendenza al conflitto che alla comprensione, soprattutto all'ascolto, che è una cosa che secondo me manca molto e soprattutto in un mondo che ha strumenti tecnologici elevatissimi di comunicazione, però vengono quasi tutti usati, non per colpa dello strumento, ma di chi li usa, in formule molto più assertive che di ricezione rispetto agli altri, a chi sono, a cosa fanno. Silvia, su questo fronte, secondo me, è interessante su quello che aveva detto Giancarla in riferimento al ruolo maschile. Ecco, secondo te, nella situazione odierna, nella tua vita come donna, nella tua vita come persona, ma nella tua vita anche rispetto all'essere donna che ha attenzione, interesse a certi valori, c'è spazio per gli uomini? Nel senso, quale ruolo possono avere gli uomini in dinamiche di natura femminile? Cioè, che cosa si può dire a un uomo su questo fronte? Scusa, prego. Io personalmente sono sempre un po' scettica quando si divide il dialogo Scusa, fra scusa un dialogo. momento, io da te vorrei sapere anche, visto che non è tantissimo che sei uscita dalla scuola, che tipo di benefici hai avuto in questa facilitazione ad avere un rapporto di genere corretto? Allora, inizio a Insomma, rispondere. rispondi quello che vuoi, ma insomma non... volevo Certo. sapere anche questo. Volentieri. Allora, parto dal discorso sul dialogo perché è un argomento che mi sta molto a cuore. Personalmente non mi piace quando viene diviso il discorso del dialogo fra discorso verso le donne e discorso verso gli uomini. Secondo me la responsabilità sociale è una cosa che prescinde dal genere. Questo cosa vuol dire? Che molto spesso, sia negli atteggiamenti positivi che in negativo, ci sono delle disposizioni diverse. Per riprendere un po' il discorso delle molestie e, come dire, delle aggressioni, molto spesso si dice alla donna di turno: attenzione, non andare nelle vie vuote, resta sempre vicino a dove ci sono i citofoni, così in caso di emergenza puoi citofonare, non bere, se vai a bere, vai accompagnata, cioè. C'è quasi un carico di tutte le responsabilità di autotutela sulla donna. E secondo me questo è sbagliato, nel senso che tanto quanto la donna deve mettersi in sicurezza, se vogliamo, dall'altra parte serve una consapevolezza maschile sul fatto che le pulsioni, gli atteggiamenti negativi potenzialmente possono essere controllati e gestiti, non soltanto in una dinamica di, come dire, messa in sicurezza di quello che viene visto come soggetto debole della vicenda, ma anche di responsabilizzazione di quello che è come dire, l'uomo potenzialmente aggressivo. Quindi, secondo me, sia dal punto di vista della consapevolezza emotiva, quindi maggiore consapevolezza empatica di quello che possono sentire gli altri, sia a livello culturale, la capacità di, come dire, non legittimare alcuni istinti che per il momento vengono quasi autorizzati è molto importante. Mi aveva colpito qualche mese fa una campagna che convertiva tutte le raccomandazioni che di solito vengono fatte alle donne sulla sicurezza in ottica maschile, quindi se hai bevuto, fatti accompagnare, diventava se hai bevuto e rischi di aggredire qualcuno, fatti accompagnare. E questo tipo di dialogo qui che agisce su due fronti, secondo me, è molto importante. Dicevo, sia sulle cose negative che in positivo, perché come si menzionava prima, maternità e paternità possono essere gestite in una maniera comune. La gestione di quella che è l'intelligenza emotiva, che sta diventando un tema sempre più importante in questi anni, secondo me non va declinata soltanto in competenze che sono tradizionalmente femminili, come viene fatto adesso. Ma va valorizzata questa componente anche nel lato maschile della popolazione. Molto spesso lo stereotipo per cui l'uomo ha l'intelligenza logica matematica e la donna l'intelligenza emotiva non rispecchia realmente il potenziale di una persona. Quindi legittimare l'espressione anche di un certo tipo di intelligenza emotiva e di sensibilità anche negli uomini, secondo me, può essere interessante per andare oltre quello che è lo stereotipo del maschio che deve essere virile, deve essere la roccia, deve essere imbattibile, come dire, al di là di ogni possibile sentimento ed emozione, ma in qualche modo permettere appunto di
andare a completare quella che è la figura anche con delle caratteristiche emotive che sono importanti, come diceva Giancarla, anche se vogliamo per affrontare i conflitti e le dinamiche di confronto in una maniera più cooperativa. Quindi ci tenevo a precisare appunto che la distinzione tra discorso maschile e discorso femminile, secondo me, può essere resa in una maniera più trasversale come un discorso fatto all'intera popolazione. Da questo punto di vista sento di essere stata fortunata. All'interno del percorso scolastico non ci sono mai state delle serie distinzioni, almeno per quella che è la mia esperienza, fra cose da uomini e cose da donne. E quindi da questo punto di vista sicuramente abbiamo fatto dei passi da gigante nei confronti della parità di genere. Quello che secondo me si potrebbe implementare ulteriormente è il discorso, come si diceva prima, di educazione all'affettività e alla sessualità. Ovvero dare anche ai ragazzi che si approcciano comunque a un mondo sempre più complesso, l'adolescenza la conosciamo tutti, è un momento di emozioni molto forti, di scoperta di certi tipi di pulsione, scoperta anche di tutta una serie di realtà che adesso sono accessibili tramite cellulare, come si diceva prima, quindi ad esempio anche i siti porno. Servono degli strumenti per approcciare tutto questo mondo, secondo me, in una maniera più consapevole, più matura. Se un ragazzo già in un ambito scolastico vengono trasmessi i valori dell'empatia, della capacità di comunicazione, espressione dell'emotività, ma anche di una conoscenza sessuale che non è più un mero discorso biologico descrittivo di quali sono gli organi, ma anche un discorso di come si può mantenere una relazione positiva e un certo tipo di dialogo con la partner. Secondo me ha più modalità e più strumenti per approcciarsi in maniera critica e consapevole poi a quelli che sono gli spunti che vengono forniti non soltanto dai siti porno di cui si parlava prima, ma anche da serie televisive, da film, dalla letteratura, in modo tale che non diventi quasi un apprendimento passivo, ma possa diventare un processo di confronto rispetto a quella che è un'idea più matura e più sensibile, diciamo, di certi temi che al momento sono poco affrontati. Da questo punto di vista ho trovato anche molto interessante le campagne che hanno tenuto alcuni brand durante la Festa della Donna di quest'anno. In particolare IKEA ha fatto queste promozioni in cui invitava a non dire ti aiuto a stirare, ti aiuto a lavare i piatti alla donna di casa, tra virgolette, perché un'affermazione simile implica implicitamente il fatto che la responsabilità dei lavori domestici sia sulla donna, e invece invitava appunto ad approcciarsi come se fosse, come poi alla fine sono, una responsabilità comune del nucleo familiare. Mi viene in mente quella, mi viene in mente l'iniziativa della Coop per quanto riguarda l'abbassamento del costo degli assorbenti per una settimana. La Coop si è proposta di abbassare il costo alla cifra che costerebbero quegli stessi assorbenti con un'IVA al 5% invece che al 22 o 4%, adesso non ricordo. Però è un'altra iniziativa di consapevolezza che mostra come la sensibilità su questi temi sta cambiando. E secondo me sta cambiando in positivo, sono degli scorci, come dire, che mi fanno sperare molto bene nel futuro. Vorrei che questa attenzione appunto non fosse portata soltanto agli occhi di un pubblico femminile, ma anche di un pubblico maschile, che magari non avendo vissuto alcuni tipi di battaglie sulla propria pelle, può apprezzare maggiormente quelli che sono dei problemi sociali alla base. Continuo a dire, non è un discorso di problemi femminili, problemi maschili, sono problemi che possono essere condivisi, banalmente la distribuzione del lavoro, in casa, come dire, a carico prevalentemente femminile. Questo significa avere comunque un certo tipo di peso diverso sulla donna rispetto a che sull'uomo, che può andare a declinarsi magari nella moglie, nella madre che deve rinunciare al lavoro in tempo di Covid perché il bambino non può andare a scuola e quindi serve qualcuno che stia in casa con lui. Questa dinamica qui è effettivamente positiva, ha effettivamente dei vantaggi soltanto per la donna, riuscire a pareggiare i conti, come dire, di responsabilità domestica sia all'interno del nucleo familiare verso il figlio, sia a livello di lavori di casa o effettivamente ha un beneficio anche sull'uomo. Secondo me ha benefici anche sull'uomo perché più tempo e più distribuzione di questi compiti significa più possibilità di dare anche alla donna di mantenere il proprio lavoro
in tempi di crisi e quindi un maggiore, come dire, ricavo economico per la famiglia, quindi meno responsabilità dal punto di vista maschile sul dover portare la pagnotta a casa. Ha dei benefici dal punto di vista del tempo speso, come dire, di qualità all'interno della famiglia. Se tutto sommato le faccende domestiche sono distribuite, è più tempo che si può dedicare al partner, al confrontarsi, al parlare, al giocare con i figli, tutta una serie di attività che in questo momento magari risentono di più dalla necessità di lavare i piatti dopo cena piuttosto che di preparare la cena stessa. Insomma, vorrei riuscire ad andare oltre alla dinamica per cui i benefici di questo tipo di dialogo vadano soltanto verso metà della popolazione. È qualcosa che secondo me vale la pena di condividere e sono degli obiettivi per cui lottare insieme per avere comunque una società che è più giusta, più emotivamente accogliente, ma anche più, come dire, più libera di responsabilità suddivise in maniera verticale. Mentre parlavi e si parlava di stereotipi maschili e femminili, a me veniva in mente quando ero piccolo e con mia sorella più piccolina, ovviamente mandavo avanti lei nelle stanze buie per controllare che non ci fossero i mostri, per cui penso di aver sbagliato molti degli step che vengono considerati maschili nella società. E però allo stesso tempo ritengo abbastanza interessante questa sfumatura di condivisione e redistribuzione delle responsabilità. Non fosse altro perché io penso a vecchi slogan che dicevano se convinci le donne hai un soldato in ogni famiglia che possa far pendere un voto, si parlava in passato in termini di elezioni quando le donne ancora magari non potevano votare ma potevano influenzare il voto del marito. E ecco, si parla di soldati, si parla di cose redistribuite, però effettivamente la donna non è necessariamente il nemico, può essere uno straordinario alleato. Ci sono tanti riferimenti di come la donna interagisce nella cultura, penso, nell'immagine che si dà, nella vita quotidiana, non tanto dell'uomo in sé, ma proprio del gruppo sociale, dell'essere umano nella sua totalità. E probabilmente i contesti che funzionano meglio sono quelli dove c'è la cooperazione. Questo lo vediamo oltre che in termini umani e sociali, lo vediamo proprio nella generalità della società che noi viviamo. Ecco, arrivando un po' alla società e facendo un po' un riferimento anche alle campagne che tu hai detto, che io considero importanti sicuramente in termini di, e questo a mio modo di vedere, sono importanti per il messaggio che viene trasmesso in termini di società. Mi rendo conto che c'è sempre una formula inevitabile di interesse, di pubblicità e visibilità etica all'interno delle aziende che svolgono queste attività, che non sono necessariamente negative, ma sicuramente non sono, diciamo, dettate proprio dal raggiungimento di un obiettivo. Quella è una cosa che tendenzialmente possiamo considerare in maniera più genuina a carico delle singole persone e di una certa politica che può dare le svolte sociali per avere dei cambiamenti. Ecco, io preparando questo nostro incontro mi sono imbattuto in questo periodo in tutta una serie di articoli, di cui adesso eviterò di toccare i titoli delle testate che li hanno emessi, ma ho trovato più volte dei riferimenti a definizioni politiche che stabiliscono le donne di destra, le donne di sinistra, le donne di destra fanno questo, non fanno questo, le donne di sinistra fanno questo e non fanno questo. E una cosa che mi ha colpito molto è il fatto che la politica oggigiorno spesso le tematiche di genere le utilizza quasi più per annacquare il dibattito politico sulle cose più sostanziali, però allo stesso tempo è quasi ruba, io uso proprio questo termine un po' forte, ruba il concetto di donna. Cioè, cosa vuol dire essere donna di sinistra? Cosa vuol dire essere donna di destra? Ci può essere un riferimento ideale di concezione della società? Non lo so se si può fare un discorso di questo tipo, non lo so se ha senso farlo, perché io devo essere considerata donna di destra o di sinistra? Ma lo stesso discorso lo faccio anche in termini maschili, perché io devo essere un uomo di destra o di sinistra? Perché mi devo trovare rappresentato o qualificato politicamente su due schieramenti? Ecco, questo a me ha fatto pensare di come la politica su un tema come questo, ma potendosi può estendere anche ad altri,
tende letteralmente a prendere dei temi, a banalizzarli e a renderli di suo uso e consumo. Questa è una cosa che vedo a titolo personale molto forte nella politica moderna. Giancarla, dal tuo punto di vista, oltre al fatto di definizione donna di destra, donna di sinistra, uomo di destra, uomo di sinistra, c'è un po' la sensazione da parte tua che la politica, non solo nelle questioni di genere, ma anche proprio nei contesti sociali, stia letteralmente venendo meno e anziché creare avvicinamento e inclusione, crei separazione anche lì dove potenzialmente lo sforzo per creare comunione e comunità sarebbe molto più semplice. Cosa ne pensi tu? Sì, hai ragione, hai detto molte cose. E da un lato c'è la politica, come dire, quella ufficiale di destra o di sinistra, nel nostro paese vede solo una donna di destra capo di un partito. Devo dire che, pur non condividendo niente di questa destra, debbo dire che, per esempio, quando il segretario del Partito Democratico, che ha nella propria linea politica, nei propri statuti, la parità delle donne, la presenza delle donne, la rappresentatività, eccetera, dice: ma se non vi siete, non avete avuto la soddisfazione di avere delle donne ministre, io nomino una sottosegretaria. Ecco, non capisce quanto è offensivo. Chi sei tu per nominare una sottosegretaria? La donna è un soggetto, non una presenza d'obbligo perché abbiamo voluto anche le quote, se no non ci tenevate mai dentro. Per cui si riunisce l'assemblea e si dice chi sarà il sottosegretario, la sottosegretaria, e si vota regolarmente, perché questa è la politica, tenendo conto che la politica è fatta sui principi. Se un partito ha determinati principi, quelli vanno rispettati. Poi, siccome non sono stati rispettati mai, ci siamo ridotte alle quote rosa più o meno, eccetera, che sono l'unico modo per cui qualcosa è potuto venire avanti. Diciamo in particolare nel nostro paese, la storia degli altri più o meno così. Gli altri si sono evoluti di più, cambiano di più, vedremo quante più donne ci saranno al governo. L'Europa a 27 ha 7 donne che governano, sono presidente del Consiglio. Quindi una cosina un po' più avanzata c'è. Ma il discorso è che esiste il ruolo della donna, esiste il ruolo dell'uomo nella tradizione storica, così come si è venuto presentando. E si conserva anche dentro la politica normale, e nelle campagne elettorali, nelle scelte di indirizzo, eccetera. Io credo che se governassero davvero uomini e donne con lo stesso spirito rivolto al benessere dell'umanità, il discorso della legge sugli asili nido, che viene pubblicizzata più di altri in questo momento, sarebbe una priorità rispetto allo stanziare la previsione di fare un altro cacciabombardiere dopo gli SS-35. Allora, cosa vuol dire? Che se ci fosse il governo non delle donne, ma il governo che dalle donne porta una cultura a beneficio di un'umanità condotta in maniera diversa, noi avremo più iniziative per il welfare, noi avremo più iniziative per la crescita sociale, che non per
quello che è la tradizione delle strutture da rafforzare, da mantenere, e sempre in primo luogo ovviamente gli eserciti, la politica estera, eccetera. La politica estera, per esempio, io non dimentico mai che quando noi parliamo delle donne ci mettiamo dentro anche tutte quelle che vivono l'oppressione che hanno avuto le nostre nonne e bisnonne e trisnonne, perché in Africa non è sempre una grande allegria, perché se arriva l'ISIS ti rapiscono 200 donne, ragazze che studiano, perché non vogliono che le donne studino, e siamo sempre al Manzoni, che non riteneva così importante che le donne studiassero. Mentre Cristina di Belgioioso, la prima cosa che fa con i suoi soldi è quella di aprire un asilo nido per le bambine, un asilo per le bambine. Allora, un asilo per le bambine grandi, non un IVA. Quindi queste cose qui sono attestate nel progresso storico. Che le donne sono diverse, lo sanno tutti. Che i maschi siano diversi, lo sanno benissimo anche loro. L'unica cosa che non si può è che noi facciamo il movimento di liberazione dei maschi, perché ve lo dovete fare voi. E in questo senso io vedo con qualche perplessità che rispetto, mettiamo ai femminicidi, che sono così tanti, ma teniamo presente che nei secoli passati passavano sotto silenzio tante cose truci, perché i medici erano abbastanza tolleranti. Una donna cade sempre dalle scale anche se sta al primo piano. Quindi le conseguenze di traumi, di robe così, difficilmente finivano al giudice. Oggi guai se una ragazza innamorata accetta il primo schiaffo. Sa che le sanguina il cuore, quel ragazzo lì non lo vedi la seconda volta. Perché il problema per le donne è quello che per gli uomini è un privilegio, la libertà. Il discorso della libertà delle donne è condizionato da un ruolo che in fondo è migliore di quello dell'uomo, ruolo maschile, come si riconosce la rivoluzione francese, cosa porta di vantaggio ai francesi, che anche la classe bassa ha diritto di diventare cittadino. Come si diventa cittadino? Ci si arruola nelle forze armate. Ti danno la dignità di essere soldato che difende la patria. Ecco, questi sono i benefici della liberazione dei maschi. Le donne sarebbero per tutt'altra strada, ma, come dire, si scontrano con dei poteri, per cui i genitori che per esempio continuano a negare libertà alle ragazze, non libertà, cioè non si rendono conto che i tempi cambiano e che quindi la ragazza fa un po' quello che vuole, come il ragazzo. Corre dei rischi? Certamente sì. Correva dei rischi la mamma, la nonna, la bisnonna? Certamente sì. E erano molto più chiusi in casa, molto più protette. Però cosa c'era? Il grande bene della verginità. Quello era oggetto di mercato, perché per trovare marito bisognava essere intatte. Poi te marito ti piaceva? Quante donne nei secoli sono state lesbiche, non hanno avuto nessun piacere dalla relazione col marito, non gli hanno dato soddisfazione, hanno fatto figli ed erano lesbiche e non le abbiamo mai immaginate, non lo sapevano neanche loro, per l'ignoranza che c'è stato di tutte le problematiche di vita che abbiamo rimosso perché ci faceva comodo rimuoverle.
Noi oggi viviamo una società e io ho grandi aspettative per la società futura. Capisco che ci sono i traumi grossi, adesso c'è la pandemia e domani ci saranno le conseguenze dell'impoverimento che ci dà questa pandemia. Non sono favorevoli, però se riusciamo a mantenere aperto questo risvolto che è culturale, la voglia di capire di più, dalla cultura delle donne si impara tanto, riflettendoci anche di queste cose che avvengono in queste quarantene. Le quarantene sono una sofferenza per la donna incredibile perché lo sbilanciamento padre-madre in casa, come dire, si riflette di più sulla donna che non sopporta più i suoi figli. Perché in un appartamento ridotto, tu dei bambini di 4 anni, 5 anni, 8 anni, non li sopporti. E questo anche un uomo, cioè anche un padre. Però il padre molto spesso, se c'è il cortile, va a fare un po' di calcio con i bambini, ma più in là di lì non si va. E mentre il dovere essere lì, c'è una frustrazione che fa capire perché l'alternativa all'aborto nei secoli passati era l'infanticidio. I processi sono stati per le madri, che poi ti porta al discorso di fondo. Non è che uomini e donne, che uomini e donne sono più buoni e meno buoni. Le pulsioni dell'aggressività ci sono sia dei maschi che delle femmine. Il modo con cui sono stati repressi è più grande nelle donne, ma anche l'uomo ha represso tutta la sua parte dolce. Quindi, via, cerchiamo di portare avanti i ragionamenti anche sui grandi principi di libertà, di responsabilità, di valore, eccetera, che sono questi. Io vedo che sta tornando fuori, e questo riguarda le più giovani, ritorna fuori il problema dell'aborto e le donne sono divise, perché se domani ci venisse fuori un provvedimento contro, scendono in piazza tutte. E però le donne sono divise perché le giovanissime, sono, come dire, ricorrono alla pillola abortiva. E lì vuol dire che si riprivatizza un fatto gravissimo, per cui se con la pillola abortiva si risolvono i problemi, il maschio diventa sempre più irresponsabile. C'è un problema? Ma t'arrangi, prendi la pillola e nessuno ne dirà più niente perché saranno fatti privati. Bisogna anche qui discutere che cosa si deve avere, qual è la correttezza dei rapporti, chi si protegge, come sono le possibilità di evitare delle maternità non volute. Quindi queste cose qui sono quelle che si debbono poi tenere nel conto per il futuro. Il futuro può essere migliore se però riusciamo a fare leva la scuola, le associazioni delle donne, le associazioni dei maschi e anche il comune di Bologna ha un'associazione per quelli che si vanno a curare per le pulsioni violente. E bisogna anche confidare nella necessità di parlare di sé. E gli uomini non si raccontano mai, quindi c'è un blocco anche lì. Cerchiamo di ragionare però su queste cose perché non possiamo fare antagonismi
non c'è il migliore e il peggiore per natura in sé, come correggiamo Aristotele sul fatto che siamo, che l'uomo è, insomma, è l'unico che ha il seme che può riprodurre l'umanità, mentre la donna ormai sappiamo, ma ci abbiamo messo alcuni secoli per sapere che noi contribuiamo con i nostri attributi femminili alla generazione, alla riproduzione. Però, come dire, ci possiamo impelagare nei discorsi. Non sono facili. Credo che siano gli stessi che esigono che oggi si torni a fare politica davvero e che ci si mettano dentro le donne con un po' di pazienza, rispetto all'ottenere subito dei risultati. Perché siamo in un paese sostanzialmente ritardatario su queste cose e sostanzialmente maschilista. E questo non ce lo cava nessuno. Mi piace molto tutta una serie di riferimenti nel tuo discorso di riequilibrio del lato femminile maschile e del lato maschile della donna, perché a me lascia una forte, diciamo, percezione di essere su un campo comune e che in un certo senso alla fine è molto meno complicato parlare di questi temi di quanto non sembri, basta avere la voglia, la volontà, se vogliamo anche la pazienza, come hai appena detto, di avvicinarci piano piano e provare seriamente ad ascoltarsi, a capirsi, che secondo me è un po' l'elemento principale. Sicuramente ci sono tutta una serie di elementi abbastanza importanti. Io mi ricordo tempo fa, ormai parecchio tempo fa, che andai alla presentazione di un libro sulla contraccettività fatto dal professor Carlo Flaminia di Bologna, ed era un libro dove lui raccontava un po' proprio la storia, un libro quasi storico della contraccezione nell'arco dei secoli. Al di là dell'argomento, mi ricordo che lui a un certo punto durante l'incontro fece una battuta e disse: sì, perché l'iter normale quando un ragazzo e una ragazza si trovano lì non è che si parli effettivamente di contraccezione. Di solito, quando sono abbarbicati l'uno all'altro, lui guarda lei con sguardo perso e fa: ma ti sei ricordato di prendere la pillola? Che nell'essere battuta voleva anche essere una rappresentazione del fatto di come l'uomo tende effettivamente a scaricare, in un certo senso, la responsabilità della contraccezione quasi in esclusiva sul lato femminile, come se tu non c'entrassi, lei è rimasta incinta come la Vergine Maria, perché è arrivato lo Spirito Santo. E secondo me questo è un bel tema su cui ogni tanto possiamo provare a riflettere, perché lì effettivamente noi maschi ci siamo. Adesso non solo su questo, secondo me anche su altri, però se vogliamo andare in termini base, stiamo obiettivamente parlando di contesti in cui non puoi dire: ah no, ma io lì non c'entro. No. C'entri come c'entri, è un altro paio di maniche, ma sicuramente ci sei, non c'è qualcun altro al posto tuo. Silvia, visto che siamo andati un po' lunghi, ti faccio una domanda di chiusa e generica. Con Giancarla si è parlato della politica. Io a te chiedo una cosa. Tu politicamente oggi ti senti in un qualche modo rappresentata, a destra, a sinistra, non importa dove tu possa avere il tuo interesse, ma in generale la politica ti rappresenta o senti che ha dei temi legati al tuo essere donna che vengono portati avanti da qualche parte, senza specificare dove? E in più ti chiedo: tu ti consideri una donna femminista? E nello specifico vorrei capire per te cos'è il tuo sentirti femminista, se la risposta è positiva. Allora, per rispondere alla prima domanda, no, non mi sento particolarmente rappresentata, come veniva menzionato prima. Al momento siamo in una condizione politica per cui sì, esiste una leader di partito donna, però tendenzialmente la rappresentatività sia all'interno del Parlamento che all'estero delle donne è molto contenuta. Tendenzialmente penso che gli spazi di discussione politica siano riservati ad alcuni temi che tendono a vedere invece delle discussioni più legate alle donne come sì, ma non è questa la priorità.
secondo me questa cosa va cambiata e va assolutamente cambiata quanto prima, perché c'è tutta una serie di, come dire, necessità di una certa fascia della popolazione che, ripetiamolo, è comunque ormai la metà se non di più della popolazione, che secondo me non sono rappresentate a dovere da nessuna fascia politica, indipendentemente dalla propria rappresentanza. Lato femminista, io mi definisco femminista, ma nell'ottica comunque non contrapposta, come spesso sbagliando si considera, al maschilismo. Femminismo è una corrente molto diversa, è una corrente politica, è una corrente di sentire, una corrente sociale, molto diversa da quello che si considera invece il maschilismo, che è una caratteristica invece di comportamento del singolo. Quindi per me è molto importante tenere ben distinte le due definizioni. E secondo me c'è uno scorcio interessante dal punto di vista linguistico sul termine umanesimo, nel senso che alcune fasce del femminismo attuale, pur senza come dire, rinnegare quello che è stato fatto finora, tendono a sottolineare il fatto che la lotta per i diritti sociali non è soltanto una prerogativa femminile, ma è qualcosa appunto che beneficia in maniera trasversale la popolazione. Con pro e contro, ovviamente, se da un lato secondo me la definizione aiuta a svincolare da una parvenza di parzialità del movimento, dall'altro rischia di togliere importanza a quello che è stato fatto finora e penso che questo non sia interesse di nessuno. Quindi personalmente ritengo che sì, mi definisco femminista, ma nell'ottica appunto di una dimensione più onnicomprensiva dei diritti umani e sociali, indipendentemente dal genere di chi li porta avanti. Penso che sia un tipo di lotta che è assolutamente necessario portare avanti anche nel quotidiano, perché le diseguaglianze sono ancora molte. Penso che servano ancora ulteriori sforzi per arrivare a un'effettiva parità sociale e penso che sia a carico di tutti noi, non soltanto dal punto di vista macro e politico, portare avanti questo dibattito, queste considerazioni, questo nuovo modo di vivere, ma anche ai singoli, nel privato, nel quotidiano, riuscire a trasmettere una serie di valori in modo tale che siano proprio tangibili per tutti. Sì. Se mi hai consentito, sono d'accordo su tutta la linea, perché io sono femminista nella stessa maniera, cioè è un fatto culturale, è anche una filosofia. Credo che per il Novecento sia stata una delle cose più importanti avere dato una freccia all'arco del pensiero, e c'è qualcosa di interessante. Peccato che la gente non studia, e questo è una delle difficoltà politiche di tutta la classe dirigente del nostro paese, che non studia per il futuro. E infatti credo che sulla politica c'è stato in Europa, fortunatamente, dico in Europa abbiamo 7 paesi governati da donne, ma abbiamo un link fra Angela Merkel e la von der Leyen, la presidente della Commissione, la quale ha scritto il documento per il futuro, che è Next Generation Europe, sottolineando che l'Europa è il punto dove noi siamo collocati. E come donne abbiamo da dire parecchie cose, perché non stiamo bene neanche lì. Ecco, nonostante ci sia la Ursula, che ha uno stile davvero diverso dal politico tradizionale. E il Next Generation Europe porta l'accento sull'Europa, in cui noi donne siamo dentro l'Europa. Ai tempi del femminismo, delle classici anni 50, 60, 70, così, e c'era il senso, come dire, dell'impegno di realizzazione dentro la politica dell'essere donna. Donna si diventa, non si lascia, e quindi così era il messaggio che poteva coinvolgere la società. Davvero c'era molto, e
connessione fra le associazioni di donne in Europa. Adesso ognuna per i fatti suoi c'è molta frammentazione. Non ci consola che c'è la frammentazione anche della politica generica e la vediamo. Però questa è l'Europa. Poi c'è Next Generation, non la New Generation. Next. Bisogna guardare un po' più in là, perché stiamo preparando il futuro. E allora ecco che viene fuori il discorso che giustamente Silvia diceva: io non mi sento rappresentata. Io che ho la passione della politica, non sono mai stata iscritta a un partito, né penso di iscrivermi. Primo, perché la politica non contiene l'universo della cultura e quindi ha dei limiti, ma quello, se un partito ha il 60% delle tue opzioni, puoi anche iscriverti. Ma è la questione che non ci sono le donne. Anche quando vengono scritte dentro, non ci sono in modo da essere da sentirmi rappresentata. Difatti, io mi sono sentita molto donna quando ho fatto certe difese delle donne o interrogazioni sulle donne in Parlamento, ma quando ho fatto la normale politica, io ho sempre fatto il deputato e io al linguaggio ci tengo molto. Se io dico di me stessa che ho fatto il deputato, vuol dire che sono stata un professionista, una brava rappresentante, una che ha creduto nella rappresentanza popolare, ma il popolo è fatto di uomini e di donne e quello non si è mai avvertito così tanto. Quindi Silvia ha ragione in questo e lo confermo insieme con la necessità che in una crisi così grande come quella attuale, per il Next Generation è fondamentale non solo la questione donna, ma la cultura che nei secoli viene dalle donne. E questo va riconosciuto, studiato e così via. Quindi certamente bisogna che ci stiamo con un po' di fatica, ma bisogna che teniamo l'attenzione tesa, perché se no ci rimandano indietro un'altra volta. Grazie mille Giancarla, ringrazio te, ringrazio Silvia del tempo che avete dedicato a questo momento. Ribadisco che il nostro è un interesse puramente di scambio, che ci ha fatto piacere chiacchierare tra di noi e ci fa piacere condividere questi contenuti, visto che abbiamo i mezzi, abbiamo gli strumenti e Rivista Aristotele nasce proprio per questo, per sollevare dei temi dove ognuno giustamente ha le sue posizioni, uomo o donna che sia, e possiamo essere d'accordo, possiamo essere in disaccordo, però alla fine la cosa importante secondo me è che noi qui abbiamo parlato molto spesso di cultura, la cultura è qualcosa che non si legge solo dai libri, ma si ha anche dallo scambio con le persone e nell'importanza che ha ascoltare, ribadisco il punto sul il principio dell'ascolto, che secondo me è molto importante, perché poi è quello che ci fa assimilare più strumenti. E quando si parla di educazione femminile, di cultura femminile, non si pensa, come molti erroneamente tendono a intendere, come una specie di lavaggio del cervello di un concetto da inculcare nelle menti degli altri. Alle volte è banalmente la possibilità di esprimersi, di condividere, avere anche del disaccordo legittimo e magari cambiare anche idea, che sembra una cosa terribile, in realtà non fa così male, o comunque non è necessariamente una cosa negativa. E vi ringrazio ancora per la disponibilità, saluto voi, saluto chi ci guarda, se volete avere informazioni ulteriori potete venirci a trovare sul sito www.aristotele.info, leggere i nostri contenuti e supportateci, iscrivetevi al canale e niente, noi ci vediamo la prossima volta. Grazie di tutto a tutti. Grazie, grazie a te, grazie a Silvia.
che è anche una bella ragazza. Male non fa, che male non fa. Eh sì.